Solo 4 punti dividono in classifica le squadre di Pontevomano e Miglianico. Miglianico di Maurizio Tacchi, che cerca una vittoria che manca dalle mura amiche da troppo tempo. Non sarà facile contro il Pontevomano di Guerino Capitanio. Solo 2 sconfitte interne per i gialloneri, che anche oggi devono fare a meno, almeno inizialmente, di Manuel Di Sante e Gentile. Gioca bene la squadra di Capitanio, belle trame imbastite dalla linea di centrocampo della squadra di casa, oggi in maglia rossa. Non arriva l'acuto che sblocca la gara al 14esimo, colpo di testa di Maranella, incertezza di Rosano, non ne approfitta Marcozzi. Dall'altra parte, sempre situazione di calcio d'angolo, insidioso il colpo di testa di Donato. Tanti pericoli dai calci piazzati, soprattutto la squadra di casa, grazie alle traiettorie di Davide Di Sante. Per 2 volte sfiora il gol pallone, prima di testa, poi con i piedi, da ottima posizione. Ultima occasione del primo tempo e del Miglianico, bella sponda di Orta per Di Moia che spara alle stelle. Fermato a inizio ripresa pallone per un sospetto offside ravvisato dall'assistente di Gianpietro di Pescara. 8° minuto, Miglianico sblocca la sfida con un bellissimo gol di Battista, calcio al volo di sinistro, non ci arriva Di Martino. Reazione Pontevomano con un sinistro dopo 2 minuti di Francia al lato, bel movimento al 14esimo di Orta che spara alto, è la volta di Manuel Di Sante che prende il posto di Maranella. Al quarto d'ora il pareggio arriva al 30esimo, punizione velenosa battuta proprio da Manuel Di Sante, si avventa Marcozzi, difensore ma in questo caso da attaccante navigato, sigla il gol dell'1-1, altre occasioni per il Pontevomano, l'occasionissima sulla testa ancora di Marcozzi, poi è duello Manuel Di Sante e Rosano che si rifugia in angolo, ma nel minuti di recupero il Miglianico ha occasioni per portare a casa l'intera posta in palio. Prima viene fermato Polisena da Dorazio a Di Martino battuto, poi al terzo di recupero traversa clamorosa di Grossi. Finisce così 1-1, un punto ciascuno dopo una partita bella e combattuta. Andiamoci a sentire i commenti dei tuoi tecnici Capitanio e Tacchi. Sì, oggi era una partita difficile e complicata per entrambe le squadre. Penso che si sia vista anche in campo che la posta era alta per tutte e due. Ci abbiamo provato, credo che abbiamo rischiato pochissimo in tutta la gara, loro hanno calciato 2 volte, paradossalmente abbiamo anche rischiato di perderla con la traversa nel finale. Eravamo andati di svantaggio, siamo stati bravi a recuperarla, ci abbiamo messo più nervi che testa forse in quel momento e qualche altra situazione l'abbiamo creata con un po' di fortuna che noi non abbiamo. Potevamo anche riuscire a passare in vantaggio, però ci prendiamo questo punto, volevamo fare di più, però per come si era messa va bene così. Passare in vantaggio su un campo come questo qui di Pontevomano, dove ha vinto solo il Chieti, mi sembra un'altra squadra, quindi i numeri casalinghi del Pontevomano parlano chiaro, pensavamo di portarla in porto anche perché non stavamo rischiando niente e solamente su calci piazzati ci hanno creato problemi e su uno di questi abbiamo preso gol. Peccato perché i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione su un campo che non permetteva giocate sia da una parte che dall'altra. Il risultato di pareggio è giusto, però nel momento in cui si è andato in vantaggio speravi e credevamo di portarla in porto.